Uela ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Terre della Mancia. Come sempre ragazzi, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questo e tantissimi altri giochi scontati. Poi vi ricordo anche che in descrizione trovate i miei canali social, ad esempio i miei canali Telegram, il mio canale Twitch, se vi va di seguirmi live la sera dalle ore 21 in poi. Ultima cosa, ragazzi, se invece non siete già iscritti al mio canale YouTube, ovviamente vi invito a farlo. Se lo fate, ricordatevi di attivare la campanellina se volete ricevere le notifiche, altrimenti non ricevete notifica ogni qualvolta carico un nuovo video. Allora, ragazzi, dunque, ci abbiamo da capire mo che fare qua. Che qualcuno di voi mi ha detto: Nick, è normale, cioè Nick, è normale che non vedi più l'insilato. Dite? A me invece pare strano che l'insilato non si vede più. Voi dite che è normale? Almeno una persona mi ha detto che è normale, ma sinceramente io ho i miei dubbi sul fatto che sia normale. Ma vediamo. Per intanto andiamo avanti con questa vendita di insilato. Perché tanto devo capire se si è buggato oppure no. E mi sa che andiamo anche a disattivare il traffico, perché pare che c'ha qualcosa che non va sto traffico. Sai che te dico che io il traffico gli faccio fa la fine. La fine che c'è vivo da solo in questo pianeta. Traffic, no. Ok, così raga, evitiamo che poi c'ho gli operai che mi rimangono in giro bloccati. Quindi andiamo a fare sta bella vendita. E poi che altro c'è da fare? Buh. Allora, vediamo. Mo vediamo che c'è da fare, eh. Mo vediamo. Ma perché è lì? Non lì. Che t'ho detto? Ah, no, 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 non c'entra niente, spero. Spero che non. Ok. Ah già, è vero, c'è l'operaio che sta travagliando. È vero, è vero, è vero. Vabbè, lui. Boh, sì, può metterci tutto il tempo che vuole, tanto. Non mi manca il tempo. Allora, dunque, raga, ci abbiamo da lavorare i terreni. Sì. Devo capire invece cosa c'è da fare qui. Se c'è erba pronta per la raccolta. Vedi, sì, c'è erba pronta per la raccolta. E certo. Rendimento previsto scarso. Eh sì, è vero, perché qui la precision farming ancora non ce l'abbiamo mai passata. Ok. Beh, abbiamo sto trattore che non fa una cippa. Andiamo a metterci l'operaio a cippare, no? Non che fa cippato, ma sì, visto che non fa una ceppa, gli famo ceppa qualcosa. Accendiamo il lampeggiante. Poi comunque lo vendiamo sto silo, raga. Sì, è gigante, non mi serve. Non mi serve. Che cos'è che ci dovevamo mettere al posto suo? Ah, il portaballe. Sì. Il portaballe di fieno ci dobbiamo mettere al posto suo, è vero. Penso che ne vale la pena. Qualcuno di voi mi ha detto che la mod questa qui dei pallet e balle gli dà problemi. Boh, a me per ora pare che va bene, boh. Per ora a me pare che va, quindi. Che vedevo di? Finché va, va. Finché la barca va, io la lascio andare. Quando la barca non andrà, si vedrà. Tanto, sai com'è. Allora, che abbiamo qua? Peso non ne ho e non mi serve. Mo' devo capire che tipo di balle fare. Boh, per ora tanto devo solo falciare. Poi capiremo se fare fieno oppure facciamo solo erba o non lo so. Mo' si vedrà. O forse famo insilato perché alla fine, visto che mi si è buggato, forse mi conviene fare balle di insilato, visto che sia quell'insilato che abbiamo in farm, non si sa che fine ha fatto. Magari forse è meglio farci insilato. Ah, mi sa che noi dovremmo avere un percorso già pre-pronto. Questo che campo è? Campo 1 questo si chiama. Ah, non l'ho mai creato sul campo 1. No, no. Ok, allora facciamo così. Crea cartella, campo 1. Ok, percorso. Aspetta che qua devo capire una cosa però.
dietro è più grande di 3 metri. 9 metri, vedi? Mi serve un percorso a 9 metri. E certo che mi serve un percorso da 9 metri. Genera percorso. Ok, sì. Ora va bene. Dal punto d'inizio vai. Intanto che lui comincia a lavorare, noi salviamo il percorso. Salva percorso. Campo 1, falcio 9M, 9 metri. Ok, a posto. Così. Ah, mi sta già facendo. E vabbè. Famogli fare, ragazzi, l'andana. Perché tanto. Forse che mi conviene fare balle di insilato. Quindi, se già questo diventa insilato, meglio che ci abbiamo l'andana già pronta. Così non c'è da arranghinare. Avanti, intanto pare che è tornato indietro Buffalo Billy qua col trattore. Vediamo se c'è altro insilato. Speriamo di sì, che era 110.000. Quindi speriamo proprio che ci stava. Andiamo qua sotto, vediamo che succede. Mo io non lo so. Secondo me. Boh. Beh, pare che funziona però. Boh, non lo so, raga, quello che è successo qui, non si capisce. Dov'è finito l'insilato? Se ne sarà andato giù sottoterra, forse, chi lo sa. Però non possiamo guardare sottoterra, quindi non lo sappiamo dov'è finito questo insilato. Neanche me lo segna. Neanche me lo segna. Diciamo che è rimasto bloccato a 317. Boh. Però finché pesca. Finché becca insilato, io che te devo dire? Vabbè, intanto che lui in qualche modo va, io vorrei che c'ho. Ah, perché me ne faccio dei trattori in giro? Mi servono i trattori e li lascio sparpagliati. Andiamo, va, torna indietro te. Allora, sto trattore me lo manda in farm. No, non in farm. Cioè, deve fare le balle, quindi che me lo tenga a fa qua, che non fa niente. Vai qua, campo 1 e famo qualcosa. Ok. Questo lavora. Qua si sta caricando in qualche modo. Non possiamo mettere il gioco veloce perché almeno dobbiamo finire di falciare. Ah, c'è un'altra cosa importante da fare, giusto? Intanto che falcia, poi dobbiamo fare. Dobbiamo campionare il terreno 1, ovviamente. Dobbiamo capire. Se no non possiamo lavorarlo. Dobbiamo andare a capisto terreno 1. Questo terreno 1. Cosa c'è da fa? Qualcuno si è bloccato. L'aiutante H. Vediamo un po' l'aiutante H che H sta combinando. Ah, ecco. Ci ho azzeccato quando dico che H sta combinando. Ai, raga. Dimmi che non ci posso andare. Ah, ma noi siamo qua. Qua siamo? Ah, devo tornare indietro invece. Ah. Vabbè, non è lontano. Devo passare da sotto al ponte. Sotto al ponte. Non è che c'è un bel collezionabile qua, no? E chiedere troppo poi. Ok, quindi andiamo a prendere questa cosa e facciamo insilato, perché tanto mi sa che alla fine lo vado a vendere tutto, perché visto che è probabilmente buggato, meglio sbarazzarsene. Allora, a destra non c'è niente per me. Ok, siamo arrivati. Mo devo caricare il percorso. E le balle mi pare che devono essere da 150 per farle di insilato.
Ha finito il lavoro. Ah sì, quello che stava. Ok. Avanti. Forse mi conviene mettere l'operaio dopo. Ho paura che si scontrano. Comunque sì, allora, la balla deve essere da 150, se no non fa, se no fa balla di erba e non di insilato. Dopodiché andiamo a caricare il percorso. Caricato, punto d'inizio, vai. Vabbè, mettiamola a lavorare, comincia a fare qualcosa. Oh, caspita, e allora è come temevo, perché in teoria c'era più insilato di questo. Mi sa che si era buggato, sì, raga, perché. O almeno era di più l'insilato, non era solo questo. In teoria era 110, quindi almeno 3 viaggi. Mi pare che questo è il secondo viaggio. Quindi un 30-40 mila di insilato, io non so che fine ha fatto. Ah, vabbè. Ok, che te devo dire? Che te devo dire? Diciamo che questi nastri poi li portiamo. Li dobbiamo portare questi nastri nel. Come si chiama? Nel biogas. Giustamente qua ormai mi sa che non mi servono più. Vediamo di prepararli per spostarli. Ok. Non c'è dubbio che secondo me si è perso qualcosa. Ora comunque vendiamo sto mega silos. Tanto è inutile. E ci mettiamo qualcos'altro qua. Qualcosa che mi può tornare più utile come un trasporto balle. Cioè un deposito balle, non un trasporto balle. Allora, tu andrai, diciamo qui. Poi, questo sì, devo portarlo in giro. Questo ha finito e qui in teoria non c'è da coltivare, tipo, ma lui non lo dice più quello che c'è da fare. Boh, ma non è da coltivare. Io una volta mi piaceva di più che almeno mi dava un po'. Cioè, mi diceva, sai, mo ti dico. Era buono se mi diceva, sai, adesso devi fare sta cosa perché a occhio non ci arrivo subito, ci devo perdere tempo. Preferivo se mi diceva, diciamo, ti consiglio di fare questo, ti consiglio di fare quello. In questo stato che cos'è? Non è di sicuro coltivato. No, non lo è. Che cosa è? Ma che razza di stato è? Ah, trinciato e basta. È solo trinciato. Beh, non è coltivato però. Di sicuro non lo è perché sennò mi dava blu. Come il terreno qua accanto che è coltivato. Quindi dobbiamo coltivare questo terreno. Beh, coltivarlo. Cioè, dipende da quello che abbiamo. Cioè, noi. Non mi ricordo che tipo di seminatrice abbiamo. Se era quella col coltivatore incorporato. Non mi sto ricordando, ma tutti gli operai si bloccano in giro. Vabbè, intanto comunque, se te riesce, vai qua. Ah, beh, giusto. Ora, ah, beh, comunque, madonna, quante balle di erba che ci stanno là. Dall'ultimo punto lavorato. D'altronde ha quasi finito qua questo operaio. Poi. Questo operaio ha quasi finito, sperando che quella balla non è una rottura di balle. Noi abbiamo, mi pare. Sì, dovremmo avere da qualche parte il caricaballe. Ma non mi ricordo dov'è, lo dobbiamo. Vabbè, ma o è qui o è in farm. Ah,
Ah, ma qui però qualcosa me la dice il terreno. Boh, comunque sia dobbiamo passare quel coso, mi sa. Ok. Eh sì, il caricaballe da qualche altra parte. È in farm. Eh sì, comunque è meglio fare un po' di balle di insilato. Stiamo messi malino vista la situazione. Potrei anche lasciarlo qua, tanto ho altri trattori in farm. Questo va. Dovrei avere un trattore che è in attesa. Questo. Questo? Sì. Questo per caricare... No, questo lo devo utilizzare per un'altra cosa, invece. Madonna, quanta roba da fare. No, vabbè, ma non c'è fretta. No, ma non c'ho fretta di coltivare. Tanto c'è tempo prima di dover lavorare gli altri terreni. Quindi meglio che mi preoccupo di quelle balle e le togliamo. Allora, una bella lavata. Dopo un po'. E quindi credo proprio che devo vendere quel coso. Deve essere qui da qualche parte il caricaballe. Questo lo lasciamo qua. Eccolo là il caricaballe. Dobbiamo togliere quelle balle dalle balle. Poi dobbiamo togliere questi nastri. Vabbè, fretta non ce n'è, tanto insilato non ce n'è. Ok. Allora, tu vai qua. Poi, tu vai avanti. Ok, tu sei arrivato, perfetto. Scarichiamo l'ultimo insilato. Sì, lo vendo, tanto ormai sto a fare le balle. Per fare cibo alle vacche andrà bene. Andrà benissimo, ovviamente, l'insilato in balle. Almeno da qua recuperiamo 2 lire. Ok. Sperando che ci entra tutto, ma penso proprio di sì. Se andiamo a guardare qui e poi andiamo a guardare qui, abbiamo quasi fatto il pieno. Perfetto. 68.000, quasi un bel pieno. A posto. Così almeno sto biogas con quello che mi è costato, ma lo sto un po' magari a ripagare. Qua abbiamo l'altro bunker, faremo qua l'insilato sperando che non si bugga, ovviamente, come è successo altrove. Come è successo in farm. Allora, tu torni più o meno qua. Poi. A te non ti ho detto di andare qua ancora? Poi. Sono multitasking, vero raga? Devo gestire una farm gigante, almeno, è bella tosta. Devo gestire un mucchio di cose. Un'altra balla che rompe le balle? Ecco, a posto. Ho le balle, gliele ho rotte io. Vabbè, almeno gli ho dato la possibilità di lavorare. Beh,
Beh, dai, sono un bel po' di balline. Mo' dobbiamo fare la campionatura lì, insomma, del terreno. E poi, beh, dobbiamo togliere quel silos. Riprendiamo da qua, intanto che spostava le balle più indietro. Almeno non ho dimenticato che dovevo lavorare questo terreno. Ok, possiamo anche un attimino aspettare che fa altre balle, tanto abbiamo tolto quelle più fastidiose. Eravamo rimasti. Oh, che questo è arrivato e dobbiamo fare la campionatura. Ok. Facciamo questa campionatura del terreno. Ci vorranno un paio di passaggi. Ok, un paio di estrazioni qua e là. E per la prossima volta sappiamo come fertilizzarlo su questo terreno. Visto che usiamo questo DLC, che vi ripeto è gratuito questo DLC che sto usando adesso, Precision Farming. Si chiama. Ok, abbiamo finito qua. Allora, invia, preleva, ripiega, apri, attiva. Oh, invia. Ok, inviato. Ok, tra un po' ci diranno quel terreno come va lavorato. Per ora aspettiamo. Aspetto. Dove caspita è questo? Ok. Tra un po' si pigliano i soldi di quella estrazione del terreno. Eccoli là, 400 euro, va bene. Ma parcheggiamo qua. E allora andiamo a togliere qualcosa una volta per tutte, prima che non lo tolgo più. 70.000 euro mi danno. Poi sto schifo qua. Non serviva a niente. E dove sono i 70.000 euro? La bella è questa. Sono 70.000 euro. Dove sono finiti? Non si sa. Vabbè, che vedevo di... È normale? Non è normale? Boh. E io che ne so, mo mi tocca farmi prestito. Quando magari mi potevano dare loro quei quattro soldi. Costruzione, silo... aspetta, capanni. Dimmi che è per... Dammene uno per le balle. Uno che... E questo dovrebbe andare bene. Questo dovrebbe essere per le balle, sì. E uno di questo mi serve. Ok. A posto. Ok, ma le balle dobbiamo mettere qua. Questo però da qua mo lo tolgo che mi dà fastidio. Questo lo mettiamo qua e poi si sposta. Ah, allora, mo mi conviene che ormai questo avrà quasi finito, finire di caricarmi le balle. Ah, ok, intanto qua ha fatto
Ovviamente adesso il terreno questo è a posto per fertilizzarlo, poi hanno fatto appunto gli esami, no? Gli abbiamo mandato poco fa i campioni, abbiamo pagato 400 euro, mo quando poi fertilizzeremo, fertilizzeremo bene. Adesso mi serve finire anche di raccogliere le balle. Magari ci entrano tutte, dai. Dobbiamo provare a metterle lì dentro. Ma aspetta, ma forse non mi conviene metterle subito dentro al silos. Perché devono stagionare queste balle, no? Diciamo, devono maturare, fertilizzare, come si dice? Fermentare. Perché al momento sembra erba e non è insilato, no? Devono stare un po' fuori. Vabbè, in caso facciamo passare un po' di tempo, che però qua è da fertilizzare. Eccoci qua, raga. Mettiamo il fertilizzante. Il dosaggio è automatico. Ma lo metto o non lo metto? A me pare che non sta a mettere un bel niente. Non funziona. Disattiva dosaggio automatico. Eh no, che non lo disattivo. Scegli fotocamera. No. Attiva regolazione velocità. Cambia direzione scarica. Assumi. Ma è strano. Proviamo a disattivare il coso automatico qua. Cambia dosaggio K. È troppo? La miseria, non vorrei che... Ok, di spruzzarlo lo spruzza. Attuale 160. Oh, e io... che caspita ne so, raga. Il dosaggio automatico non andava. Guarda mo come diventa il terreno. Mo vedi come da giallo sta diventando verde. Cioè, proprio mi sa che questo era un punto schifoso. Mo c'è il rischio però che dove sono già passato spruzzo troppo. Però almeno è un po' complicatino. Non so il perché il dosaggio automatico non funzionava. Di solito è l'ideale, perché sennò appunto io adesso posso anche sbagliare e bruciare questo terreno. Ma c'ho un po' di paura che forse... forse non c'era bisogno di fertilizzare. Ho la sensazione che forse magari non fertilizzava perché non ce n'era bisogno. E probabilmente non ce n'era bisogno. Sarà che è per questo. Ah, mo' ho capito, la bandierina è veramente giù, 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 giù. Significa che questo terreno quasi non necessita di fertilizzante. Ecco cosa significa. Significa che questo terreno non ha bisogno di tanto fertilizzante. Ecco cosa vuol dire. Quindi praticamente io potrei fare così. Cioè che sto mettendo pochissimo fertilizzante e va bene comunque. Suppongo, boh. Cioè, comunque credo che non c'era bisogno di fertilizzare, va? Probabilmente questo è un tipo di terreno che necessita di una spruzzatina di fertilizzante ogni tanto. Presumo sia così, raga. Poi magari nei commenti mi fate sapere. Non solo per me, anche per chi magari sta giocando con questo DLC e non ne sa niente, quindi non è solo una risposta che è data a me nei commenti, l'ha data un po' a tutti la risposta. Boh, vabbè, io comunque spero che non ho bruciato il terreno, più che altro.
L'unica cosa che mi interessa è che non bruci il terreno. Ormai. Qui ho messo attuale 180 di brutto, eh. Ah, boh, speriamo bene. Speriamo che non ho bruciato il terreno. Ah, dormiamo. Magari mi diventa pronto il fertilino. Le cose fertilizzate là, insomma, l'insilato. Oh, arriva la neve. 94-95%, raga. 96-97-98-99-100. Scendo. Ah, intanto qua ha fatto quasi buio un'altra volta. Vabbè, tanto non c'era niente da fa. Allora, andiamo a scaricare le balle. Abbiamo il nostro bellissimo deposito. Speriamo che... Balla non accettata qui. Ecco, a posto. Come no? Beh, qua non dice proprio niente. Allora, questo deve essere il punto di recupero. Peggio allora, quindi... Ah, paglia, erba. No, questo prende solo le balle piccole. Ah, accidenti. Questo no. Ma come? Ma se dice 125-238, scusa. Ma è possibile? 125-200. C'è qualcosa che non quadra. Forse devo regolarle? Può essere che... come caspita faccio a dirgli che voglio le balle... Devo metterci dentro le balle grosse. Configurazione... Ah, ecco, configurazione. Ok, ok. Insilato, io ho la balla da 150, mi pare, no? Oh! Ok, ragazzi. È fico! Aspetta, configurazione. Oh, questo non la sapevo. Quindi posso dirgli ah, ok. Quindi non per forza lattuga. Gli posso dire a questi altre cose. Oh, beh. Bello allora, raga. Addirittura prende anche il torrone. Quindi accetta pure tutto quello che... Anche le cose moddate accetta. Buono. Buono, buono, raga. Ok. Ci sta. Ci sta, raga, mi piace questa mod. Mi piace ancora di più adesso che... Adesso che so che funziona pure così. Caspiterina, tanta roba. Bello. Devo solo spostarle dentro, però. Vabbè, ragazzi, il tempo, ahimè, è volato via. Spero vi sia piaciuto il gameplay. In descrizione trovate, anche se può interessarvi, visto l'argomento, trovate il link con la lista delle mod che uso. In caso volete cercare tipo questo capanno. In descrizione c'è anche il link delle mod che ho creato io per farming. In descrizione c'è un link per comprare farming scontato e anche tanti altri giochi. Quindi date un'occhiata in descrizione se può interessarvi, raga. Va bene, vi auguro una buona giornata, ragazzi. Ci becchiamo presto, ciao, alla prossima.